Un paio di settimane fa ho scritto a un calciatore professionista del Leicester, Johan Benalouane, sfidandolo, come scherzo, sfidandolo dicendogli che io sarei stato in grado di batterlo sulla resistenza. Non pensavo mi rispondesse mai e invece mi ha risposto e mi ha detto: va bene, vieni e provamelo, vieni a battermi. E quindi ragazzi, cosa devo fare? Sto andando, ho preso il last minute ieri notte e sono qui. Ragazzi, Johan mi sta aspettando fuori. È venuto a prendere da Leicester, un'ora e passa di macchina, neanche i miei genitori mi vengono a prendere all'aeroporto. Eccolo lì. Ah, maledetto, non vedo niente. Ti stavo ma non ti sei accorto, cazzo. Ma va, tu dove eri? Maledetto, non ti posso neanche prendere. Ci siamo, ragazzi! Anna, la ragazza di Johan. Ciao! Johan Benalouane ha accettato la sfida, ragazzi. Però lo vedo un po' preoccupato, vi dico la verità, è preoccupato. Mi hanno detto che c'è un Ironman in giro. Adesso sono andato a prenderlo. Quindi io volevo vedere chi è veramente questo Ironman. Ragazzi, appena arrivato in hotel. Prima notte ufficiale a Leicester. Siamo appena tornati dal fisioterapista, siamo stati lì fino all'una e mezza perché doveva decontratturare tutti i muscoli. Domani alle 8, ragazzi, allenamento con la squadra, ultimo allenamento di rifinitura e partirà una sfida vera. Io contro di lui. Hitman contro Ironman. Benalouane contro Progetto Liminis. Adesso vado a dormire perché domani si prospetta una bella giornatina, eh? Dove si spegne la luce? Chi si alza per andare a spegnere la luce? Marotto. Sono le 8 del mattino e adesso vado a far colazione con Johan e poi andiamo al campo ad allenarci. Buongiorno. Buongiorno. Andiamo. Sembra di essere in un cottage inglese. E infatti è questo. Il tempo oggi non è ideale. Come Barcellona, diciamo come Barcellona. Andiamo a fare colazione? Andiamo. Dai. Colazione da campione per Johan. Cosa mangi? Allora, qua abbiamo il cereale e poi io metto sempre un po' di marmellate alla fragola perché frutta rossa sono praticamente antinfiammatori. Ok. Quindi se tu hai visto bene abbiamo preso anche un succo di fragola. Andremo avanti così, quindi adesso facciamo una buona colazione e poi sfidiamo l'allenamento. Andiamo. Ma vai solo con quella borsa lì. Guarda, c'ho la mia scarpa di calcio, le calze e questa è la mia vita. Però l'importante alla fine della giornata è di riempire questa borsa di emozione, di conoscenza. Io vorrei tutti i giorni conoscere una nuova persona e poter imparare, perché noi siamo qua per imparare e crescere. Comunque, vediamo cosa questa bella giornata ci darà. Vediamo con cosa riempi la valigia. Esatto. Se tu mi dici cosa ami nella vita, io ti dirò il calcio. Però è troppo poco. È troppo poco nel senso che in questo mondo ci sono tante cose da scoprire. Io voglio tornare la sera con dire: ok, oggi sono andato a lavorare, ma intorno a questo cosa ho scoperto? Chi mi ha dato di più? Se forse domani vado a cena, magari mi becco un artista, no? Ma potrebbe essere anche un'altra persona, no? Te lo giuro che me lo asciugo anche per un'ora. Con la curiosità con la curiosità del bambino di dire: ma lui cosa fa nella sua vita? Perché lo fa? Ma sei una persona che stai preparando Ironman. Ma questa è una cosa bella. E io non posso sentire che soltanto te sei focalizzato su di me. Devo essere anch'io focalizzato su di te. Devo capire e devo anche sapere di cosa sto parlando. Se tu domani mi dici: io ho fatto il giro del mondo, ok, e sono passato, non lo so, in Thailandia, no? Sì.
e magari io non conosco neanche la capitale. Brutto, no? È bello di imparare da ognuno per portare nella sua borsa un'esperienza in più. Ovviamente andremo a scoprire allenamento, la mia vita, tutto questo, ma spero anche io scoprire delle cose su di te. Adesso siamo al campo. Ragazzi, al campo ufficiale di allenamento del Leicester City. È il mio posto. È importante, andate sempre con una borsa vuota e tornate a casa con il cuore pieno e l'idea chiara. Al campo? Queste ho Kazaki. Ah, la macchina è questa. Brutta la macchina. Allora, lui è cinese? No, coreano? Cinese? No, no. Non mi piace quando dico così. Però lui non parla né inglese, né italiano, né francese. Ok. Solo cinese. È Nagatomo. Nagatomo. No, lui è un grande. Nice è il mio amico. Nice to meet you, Shinji. Hi. Okay. I'm filming Yami Aram for my friend. Yeah. Huge documentary in Italy. Oh, documentary. Yeah. Oh, yeah. Hey. Dopo. Okay. Aveva una macchinina scarsa però, eh. Sì. Ah sì, questo è stato un regalo del nostro presidente, che sì, ci ha voluto regalare questo l'anno del titolo. Vabbè. Un regalino, diciamo, sì, una cravatta. Invece la cravatta vi ha regalato. Mamma mia, Johan, vedo dei campi verdissimi. Se ti faccio vedere dove mi allenavo io quando ero piccolino, non ti dico campi di patate, ti dico asfalto. L'Inghilterra per questo è veramente top. Belli campi, il tempo non è ottimo, però diciamo che non ti puoi lamentare, eh. No. Guarda che campo, sembra finto. Abbiamo Vardy lì. No, just friend. Morning. 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 Mi guardano tutti. No. Eccoci. Allora io sto qua. E poi qua abbiamo tutta la fatta palestra. Wow. Qua. C'è un profumino di stalla, eh? Sì. Qua è la nostra stanza privata soltanto per le nostre scarpe di calcio. Tutte queste sono tue? Sì. E perché ne hai così tante? Cioè come... Perché praticamente lo sponsor ti manda le scarpe ogni volta nuova e quando esce un nuovo colore devi portare il nuovo colore. Ma anche tu hai Mine? Com'è? Hai Mine come sponsor? No, Adidas. Sì. Speriamo che magari mi chiamano per non per fare il triathlon, perché non sono capace, però magari per altro. Wow, questo è praticamente il tuo ufficio. Sì, sì, sì. Sai, con i brividi, cosa provi quando vedi il campo di allenamento? Ma sai, cioè, lo vedi come un lavoro? No, sai, per me il calcio è sempre stato un sogno da bambino, quindi per me è più che un lavoro. Ovviamente perché lo chiamo lavoro? Perché per diventare bravo lo devi fare diventare un lavoro, capito? Mm-hmm. Nel senso, devi rispettare tutti i codici dal mestiere. Dopo, ovviamente, devi venire qua soltanto se tu hai piacere, se senti ancora questa fiamma qua di quando eri bambino. E io, cioè, fino adesso ce l'ho, quindi è sempre un piacere venire qua e sai, sentire questo profumino, no? Dell'erba e sì, della competizione. Adesso, ragazzi, devo andare. Ma, che... ma vai a svegliarti, che sì, la multa io non te la pago, stavo scherzando. No. E niente, ragazzi, l'allenatore non mi ha fatto entrare negli spogliatoi e non mi fa assistere agli allenamenti. Cioè, non posso neanche guardare gli allenamenti, quindi niente. Jan mi ha inviato un messaggio, mi ha detto: scusami, ma non ti posso neanche far uscire dalla macchina. Cioè, non puoi uscire dalla macchina. Top secret, ragazzi, perché è il giorno prima della partita. Le macchine, non vi dico che macchine, sono tutte Range Rover. Tutte Range Rover, a parte un paio di semplici BMW e Mercedes. La sfida è rimandata a domani. Allora, ragazzi, non so se sta funzionando, è la prima volta che la uso. Adesso abbiamo finito l'allenamento. Giuseppe
ha dimenticato la camera in macchina perché ha dovuto andare via dal campo per allenarsi. Adesso vediamo cosa sta facendo. Ci siamo, andiamo a vedere dove. Eccolo. Eccolo. Se non c'è la luce gialla, vuol dire che non. Allora ragazzi, non era previsto, stiamo andando a fare il nostro primo allenamento, non è la sfida, oggi non è la sfida, la no, facciamo domani la sfida. Domani. Oggi stiamo andando al campo a fare un doppio allenamento perché Johan si è allenato questa mattina e io mi sono allenato da solo. Giuseppe, guarda un po' la macchina che c'è lì. La vedi? La Smart? No. Quella dentro? In fondo lì. La bianca? La bianca e la gialla vicino. Queste sono macchine tipiche inglesi. Sono bellissime. E in Inghilterra trovi tante macchine così. Vai. A me piace la domenica, no? Ci sono spesso questi. Sai, questi mercatini, questi. Mercatini dell'usato. Bravo. Sai, mi piace tutte queste cose qua, un po' vecchie, un po' antica, che hanno una storia. E quando la gente ti dice: ma tu cosa ci fai qui? Tu cosa rispondi? E tu che cazzo ci fai qui? No, ma è vero. È cioè, vero. A volte sembra che tu non puoi andare da una parte perché sei un calciatore. Sì, bravo. Io non sono d'accordo. Questo è bello. Noi non ci pensiamo, ma quando tu dici a una persona cioè quando tu dici: ma cosa ci fa quello lì che è un calciatore? Perché? Ovviamente è una cosa inaspettata e quindi a loro fa piacere, capito, di poter incontrare una persona che magari vedono in TV nell'altra parte. Però a me piace tantissimo. Ragazzi, siamo arrivati, ritorniamo a casa, ormai questa è casa, o no, Johan? Ok ragazzi, sono riuscito a entrare negli spogliatoi. Ognuno ha i suoi armadietti, lì c'è quello di Johan. Johan, a te mancano delle scarpe, mi sa, o sbaglio? Cioè, guardate lo spazio di Ian, no. Sono solo scarpe. È appena arrivato, sì. Eccola lì. E quindi quando il mister si mette qui? No. Dove si mette il mister? Questo è privato qua. Ah, non entra qua il mister? Non entra qua. Questa è casa nostra. È come fosse la nostra casa, capito? E se il mister non vi spiega l'allenamento, sì, qua? Sì, ci spiega, ma nella nostra stanza. Ah. Qua non c'entra nessuno, tranne i giocatori. Avete la musica o no? Sì, guarda, c'è tutta la stereo sopra. Adesso ci cambiamo e andiamo a fare un po' di lavori. Non ci siamo portati niente, neanche le mutande. Ve lo giuro che adesso Johan mi è andato a prendere tutta la roba che abbiamo bisogno e le mutande per allenarmi. Questo sì che è mettermi in condizioni di diventare un professionista vero. Adesso vedremo cosa va lì in campo però. Raga, siamo riusciti a entrare nella palestra in cui si allenano i ragazzi. E adesso stiamo facendo spinning. Quindi a me viene in mente una domanda: tu lo faresti mai l'Ironman? Allora, dirti la verità, la mia passione è il calcio, non correre. nuotare mi piace tantissimo, però immaginarmi correre durante non so quante ore, no. La bici mi piace tantissimo. Allora, diciamo che potrei fare il mezzo Ironman. Mezzo Ironman lo faresti? Però se io ti sfidassi, sì. Non lo faccio perché vabbè, sì, hai una carriera davanti. Se io ti dicessi di finire un Ironman, sì, tu lo faresti o no? Sì, perché mi piacciono tantissimo gli sfide. Però dirti che prendo piacere a andare a correre sarebbe una grande bugia. Ok. Quindi no. Però per una sfida sì, lo farei, ovviamente. Comunque incredibile. Vabbè, sono vestito tutto bene a Juan. In questo momento sto usando le mutande che può aver usato lui, che può aver usato Vardy, che può aver usato Morgan, tutti quanti. Ed è funziona così. Cioè loro possono venire qui senza niente e hanno tutto. Walking the fit. Calze, mutande, pantaloncini, tutto. Scarpe. Gli danno tutto quanto qui.
In ogni società professionista fanno così? Che ti davano tutto? Sì, dopo ti puoi portare anche le tue, capito? Scelta tua. Io ho le mutande dell'Easter oggi. Voi che mutande avete, ragazzi? Abbiamo fatto. Riprendi il rosso. Giuseppe. Grande! Bravo, bravo. No, bravo, guarda. No, ragazzi, vi giuro che non era neanche, non gli ho detto che avrei tirato, però è stato bravo. Riflessi ci bravi, sono. No, bravissimo, bravissimo. Io non so se voglio fare, Cioè praticamente questa è fredda e quella è calda? Contrario. Anche io ho capito che non gli fanno uno scherzo. Vabbè. Però il caldo nessuno ti ha detto di andarci. Abbiamo detto il freddo. Io perché voglio provare, ma perché sto facendo. Comunque ragazzi, mutande top dell'Easter. Queste chi se le messe? Non lo so. Tutti sì. Devi entrarci, vai, entra. Eccolo. Quanto ci devo stare? Adesso ci devi stare almeno 5 minuti. Ma sei fuori, tu vieni. No, ma... Allora, com'è Giuseppe questo primo allenamento? Andava tutto bene fino adesso. Però hai detto che la cosa ti piace di più. No, l'idea mi piace di più adesso. No, però mi sto, hai ragione, adesso mi ci sto abituando un po'. Detto. È vero. Da quant'è che sono dentro? 1:13 no, secondi. Non è vero. Parla di me. Cosa sto funzionando? Il professionista. Ma il getto, solo una cosa, il getto è, cioè per forza. Diciamo che il getto ti fa bene. Minchia, mi fa bene. È un pseudo massaggio. L'ha detto lui. Vedo tremare. No. Ti vedo tremare. Ma parliamo, io posso, adesso so qua, io posso lottare adesso. È iniziato Iron Man. Dai via, prendiamo la doccia, andiamo. Salute tutti. Adesso, ecco, adesso non mi riprendere quando esco perché sennò è un disastro. Ciao ragazzi.